Buonasera, bentrovati a un nuovo appuntamento con il Caffè dello Sport, weekend con tanti risultati e tanti sorrisi soprattutto. In primis quello dello Stadio Rocco, 4-0 secco della Triestina alla Vis Pesaro, una grande ripartenza in campionato anche grazie ai nuovi volti, anche grazie ai nuovi arrivi, punti importanti in classifica, ma anche una serie di indicazioni dal punto di vista del gioco che hanno fatto sorridere e applaudire i tifosi della Triestina, naturalmente pensando al futuro, pensando ai playoff. È andata altrettanto bene alla Pallamano Trieste sabato in quel di Chiarbola, importante vittoria in chiave salvezza con il Fondi per 29-23. Non è andata altrettanto bene invece alla Pallanuoto, che ha perso con la Lazio per 13-9. Fermo il campionato di pallacanestro per la sosta della Coppa Italia. Trieste riprenderà in campionato con Pistoia, ma il nostro applauso, il nostro pensiero non può che andare a Stefano Tonut, triestino doc, che con la Reir Venezia ha vinto la Coppa Italia. Mago, quindi gli dedichiamo subito un pensiero, Mago, al nostro triestino che si è portato a casa la Coppa dopo due scudetti. E Tonut e Stefano... Non dico che l'ho cresciuto, ma era giovanissimo, era prima in trasmissioni e volevo comprarlo tra l'altro. No? Volevi comprarlo, sì, volevi fare l'acquisto. Comunque, complimenti al nostro Stefano Tonut. Per parlare di basket, con noi abbiamo questa sera Daequan Jones, guardia dell'Allianz Trieste. Thank you to be here, Daequan. Thank you for having me. Grazie Daequan per essere con noi questa sera. Approfondiremo un po' i temi, insomma, della sua permanenza a Trieste, della squadra, di quello che stanno facendo in questo periodo. Con noi c'è coach Andrea Carpanese della Pallamano Trieste La Barda. Ciao coach. Buonasera. E poi potremmo definirlo chiaramente uno dei man of the match, se non il man of the match della partita della Triestina, Vincenzo Sarno. Ciao Vincenzo, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti. Accanto a lui la voce delle telecronache di radioattività, il nostro amico Guido Roberti. Ciao Guido. Ciao Marco, buonasera. Stamattina mi dicevi che eri un po' sottotono della voce perché ieri con 4 gol, tante emozioni, hai dato tutto, hai scaricato le pile. Mi fanno salire ovviamente i decibel e di conseguenza la mattina del lunedì è normale un abbassamento di voce, ma sono al pieno della forma adesso. Bene, allora andiamo a rivedere gli highlights della partita di ieri tra Triestina e Vis Pesaro. Torniamo con le emozioni allo stadio Rocco. Ieri sono state veramente tante. L'astronave triestina è finalmente decollata, il poker rifilato alla Vis Pesaro non regala solo una goleada che replica quella ai danni del Cesena, ma mostra soprattutto quei segnali tanto attesi in casa Unione. Conferma della solidità in difesa, crescita nella qualità del gioco e quel guizzo in più, davanti, propiziato dall'estro di Sarno, ma non solo. Evidente peraltro che la partenza bruciante ha avuto la funzione di apriscatole in una partita altrimenti potenzialmente rognosa. Al terzo minuto è già festa, corner ben calciato da Sarno, spizzata di Procaccio e deviazione in rete di Tartaglia che bagna con le bollicine la prima fra i titolari al posto dello squalificato Signorini. I rossolabardati poi srotolano sul prato di casa un'azione da manuale del calcio. Tutto spostato sulla sinistra, l'ex Catania trova un filtrante no look per Paulinho che la gira all'indietro in velocità. Gomez, il centravanti, l'appoggia fuori per Sarno ed ecco il sinistro da applausi. Tifosi in visibilio per la prima perla a Valmaura del Folletto scarico. Cardina difese scelto da Milanese Gautieri. La partita si infiamma ulteriormente con una Triestina che, pur indirizzato il match, non si accontenta per un istante. Lodi ci prova un paio di volte, prima su punizione, poi dalla distanza. Il gioco sugli esterni funziona a dovere con la copiata Sarno-Procaccio e le assistenze in area continuano ad arrivare. Bene anche il galvanizzato Paulinho in mediana. Nel secondo tempo, Principalli, in panchina al posto dello squalificato Gautieri, inizia la girandola di sostituzioni che prevede tra le altre quella di Granoce per Gomez. All'84esimo il Diablo chiude un triangolo all'apparenza perfetto, ma il portiere gli nega il gol due volte, prima parata normale, seconda clamorosa. L'Unione però non si accontenta e l'uruguagio si fa perdonare tutto 3 minuti più tardi con un'inzuccata da manuale sul primo palo. Al 90esimo ancora emozioni, Granoce servito da Gatto viene atterrato in area, rigore senza se e senza ma. Sul dischetto va Lodi, altra sicurezza anche in queste circostanze, scucchiaiata alla Totti, manco si trattasse di variegato Nutella e la festa è quanto mai dolce sotto la curva Furla.
Eccoci qua, allora, dopo la perna del nostro Vincenzo Sarno, anche la scucchiaiata finale di Lodi, che ha messo quel tocco in più tutta classe dalla linea, dal dischetto. Vincenzo, una presentazione perfetta delle tue doti tecniche, calcio piazzato, poi quella bella, più che triangolazione, quadrangolazione e poi quel gran tiro di sinistra. Per te tante emozioni ieri, una Triestina che ha mostrato di saper giocare bene attaccando subito l'avversario nei primi minuti di partita. Sì, sono felicissimo per l'esordio in casa. Come ho detto prima, ringrazio i ragazzi che mi hanno messo subito a mio agio nell'esprimere le mie caratteristiche al massimo, quindi molto felice per a livello personale, ma la cosa più importante era vincere in casa, portare a casa i 3 punti. Tra l'altro, Vincenzo, noi riguardando le azioni, potendo guardare molto ravvicinate, abbiamo visto che tra l'altro il passaggio che dava il là, diciamo, l'azione in profondità era uno look, nel senso che tu guardavi diciamo verso il centrocampo e l'hai data via senza far vedere l'avversario, insomma, qualche tocco, diciamo così, di classe personale, qualcosa che si vede che è un calcio che ti viene spontaneo, diciamo così. Sì, diciamo che è una cosa che mi viene naturale. Però a parte il no look, come dicevamo prima, è venuto fuori un grandissimo gol fatto da 4-5 passaggi belli. Quindi poi sono stato fortunato io poi a fare gol. Tra l'altro funziona sia il discorso improvvisazione ma anche il discorso delle prove, tra virgolette, in allenamento, perché invece il calcio d'angolo è qualcosa di molto simile a uno schema, no? No, è uno schema a tutti gli effetti, è un calcio piazzato che abbiamo provato in allenamento, è venuto fuori alla grande, direi. Tra l'altro, Vincenzo, dicevo subito, molto spesso queste partite o le apri subito così o diventano quelle gare difficili, complicate, che magari finiscono 0-0, che magari rischi di perdere. Cioè è molto importante l'impatto iniziale, soprattutto in casa, da quello che abbiamo visto proprio anche nelle ultime partite. No, sì, avevamo preparato la partita partendo forte, infatti è quello che abbiamo fatto. Come hai detto tu, la Serie C è dura, se non sblocchi subito la partita magari la porti sullo 0-0 fino alla fine e poi rischi di non sbloccarla mai. Quindi siamo stati bravi a partire forte, con la mentalità giusta, e abbiamo fatto una grande partita. Certo, poi si è ricreato, diciamo così, questo rapporto con il mister che conoscevi, hai già detto, insomma, si è giocato insieme, avete fatto la promozione a Lanciano, ha giocato anche insieme a Lodi, che è un altro dei grandi protagonisti di questo mercato di gennaio che ha dato tanta qualità alla Triestina. Beh sì, penso che Ciccio non abbia bisogno di presentazioni, ha fatto la Serie A alla grande, quindi sicuramente un giocatore, è una persona che ci fa la differenza sia in campo che fuori. Per quanto riguarda il mister, sì, abbiamo avuto la fortuna di vincere un campionato insieme a Lanciano, sono felicissimo di averlo ritrovato qui. Guido, serie di messaggi dei tifosi. Ieri, insomma, inutile dire che ci si è divertiti, perché è vero che c'è l'obiettivo, è vero che c'è l'analisi, diciamo, della partita, è vero che c'è la lotta per i playoff, ma chi è venuto ieri allo stadio ha proprio goduto nel vero senso del termine calcistico. Una bella partita, indubbiamente. Sottolineo l'importanza dell'approccio iniziale con cui la Triestina ha affrontato questa gara, anche perché era un difetto piuttosto cronico della formazione alabardata. Il rischio in una gara come quella contro i pesaresi era proprio quella di non trovare la via del gol magari nel primo tempo. L'approccio è stato perfetto, il gol su calcio piazzato ha aiutato la Triestina, l'azione del secondo gol era veramente splendida, perché abbiamo visto delle immagini, partiva da Sarno, ma poi sottolineo il passaggio splendido di Paulinho, ad esempio, un passaggio all'indietro per Gomez, molto molto in crescita Paulinho nel centrocampo a 3,
Lo avevamo sottolineato alcune settimane fa, sta dimostrando tutte le sue qualità, ma io farei ancora un passo indietro al secondo tempo della gara di Vicenza contro l'Arzignano, in cui la Triestina prima in 10 e poi in 9 era riuscita a mettere in sesto una partita contro un avversario certamente modesto, ma considerando l'inferiorità numerica, quel secondo tempo secondo me può essere veramente un nuovo inizio per la Triestina. Penso alle parole di Pablo Granocci in sala stampa, proprio interpellato sui nuovi acquisti: Lodi ti dà la qualità nel fraseggio, nel palleggio, e lo abbiamo visto ad Arzignano, a Vicenza con l'Arzignano, come la Triestina sia riuscita a far possesso palla e a mantenere anche possessi palla prolungati nonostante l'inferiorità numerica. Sarno ti crea situazioni nuove quest'anno, cioè il gioco tra le linee può spaccare, come si dice, in due le difese avversarie, quello che faceva un po' Petrella lo scorso anno, che tutto sommato avevamo perso nella prima metà di stagione. Lo ha sottolineato Granoce, non è un caso, e l'abbiamo visto fin dalle prime battute di Vincenzo in maglia alla bardata. Tra l'altro rispondo subito all'SMS: sia il Ferrini in futuro si allenerà anche la prima squadra della Triestina, i lavori partono a ottobre, e poi abbiamo anche il servizio presentato rispetto alla presentazione che c'è stata questo pomeriggio sul futuro campus, la casa dell'Unione. Mago, sistemata la difesa, aumentata la qualità del centrocampo ed ora anche i guizzi di Sarno in attacco ad aggiungere ancora qualche cosa in più, quello che diciamo si era prefissato sostanzialmente Milanese con questa campagna di rafforzamento. Se noi vediamo la testina di oggi con i nuovi acquisti, è stato bravo Milanese a tamponare tutto quello che lui pensava dove ci fossero magari dei piccoli buchi. E la difesa si è praticamente rinnovata bene. Davanti avete parlato, ho parlato anch'io di Sarno e anche di a centrocampo di Lodi. Lodi, come ha detto lui, non si scopre oggi. Io lo ricordo con l'Empoli, l'ho detto anche l'altra volta, ha bruciato le fasce, lui e Tavano facevano Sarno, e io le ho detto anche a lui prima, scherzando, in qualsiasi categoria tu puoi allenare, un allenatore può allenare, ci sono sempre, se hai la fortuna di avere un giocatore come lui, quando fai la formazione e dai i compiti ai giocatori, arriva lui e mi fa quel che te vuoi, già la maglia. Questo, cioè, avere un giocatore così è un dono della natura, perché diciamo spazio alla creatività, quello che diciamo, ha fatto lui, quello che ha fatto lui ieri e quello che ha fatto l'altra partita, anche appena venuto in campo ha cominciato eccetera eccetera, però stiamo calmi, non ci esaltiamo troppo. L'unica cosa che posso dire alla gente: venite in stadio, perché anche ieri non eravamo tanti, cioè molti. Diciamo, vi siamo persi, ecco, chi si è perso 4 la squadra, gol, ora la squadra c'è, non si può più comprare, non si può più vendere, questa è la squadra. Noi sappiamo che la squadra è forte, siamo sul quarto risultato utile. Quarto risultato utile. Continuiamo, abbiamo ancora mi pare 12 partite, sono 36 punti, 36 più 30, 37... fanno 73. No. Ecco, il Mago ha fatto i conti, diciamo, un po' diciamo in maniera molto ottimistica, però si spera. Trieste non mollare, Verona è con voi. Allora, tra un poco torniamo sul calcio naturalmente, mi sposto un attimo al basket, voglio farvi vedere comunque il servizio preparato dalla nostra redazione di Venezia sulla vittoria della Coppa Italia della Reier, poi ne parliamo con Diqua, ne apriamo anche la parentesi ovviamente sull'Allianz Trieste. Ve la facciamo vedere perché in campo c'era il triestino Stefano Tonut, che ormai inizia a essere uno che credo contenda a tutti gli altri triestini il numero di trofei vinti, perché due scudetti, una Coppa Italia, è ancora giovane e vedremo quanti ancora ne vincerà. Vediamo il servizio sulla vittoria della Reier in cui gioca il triestino Stefano Tonut e poi parliamo di basket con Dequan Jones. 73-67, il Palasport di Pesaro diventa teatro dell'ultimo trionfo Reier, che battendo Brindisi si aggiudica la prima Coppa Italia della sua storia e continua ad arricchire un palmarès sempre più prestigioso: due scudetti a più di 70 anni dalle ultime vittorie in campionato e una FIBA Europe Cup, primo trofeo internazionale portato a casa dagli Orogranata. L'umana Reier di coach De Raffaele è una realtà consolidata della pallacanestro italiana, che sta vivendo gli anni più belli da quando nel 1925 fu costituita la sezione sociale di pallacanestro dell'allora Società Veneziana di Ginnastica Costantino Reier. Devo ringraziare i miei giocatori, perché veramente mi seguono in tutto, e quindi quando poi proponi delle cose tecnico-tattiche sul campo, se non hai questa connessione con i giocatori,
è impossibile farlo. Abbiamo scelto di riconfermare il gruppo che ha vinto lo scudetto, e questo è quello che torna indietro quando tutti ci hanno criticato in maniera profonda, e queste critiche mi hanno fatto riflettere e mi fanno riflettere. A Pesaro, con una view al Fulmicotone, la Reier ha chiuso il primo quarto a più 10, amministrando poi un vantaggio che si è assottigliato ad appena 4 lunghezze solo alla fine del secondo quarto, ma è comunque rimasto sempre in mani oro granata. Noi credo che però abbiamo giocato una partita difensiva veramente di alto livello, cercando di limitare molto bene, con tanti raddoppi, con tante rotazioni, alternando uomo e zona, e questo ci ha pagato, perché poi tanti punti di Brindisi sono venuti a tiri liberi, ma pochissimi su azioni costruite. La Coppa Italia arriva a Venezia giusto il tempo per festeggiare. La Reier è già pronta alle prossime sfide della stagione. Allora, brava Venezia, brava Stefano. Dequan, so che insomma, visto la partita, mi ha detto anche che gli è piaciuta molto questa fase finale della Coppa Italia. You saw the games, the Reier won. We were talking about experience in this thing, because Venice are not doing great championship, won the last, and now in the key moment do the best. Yes, I mean, when you speak with the team, with the experience that they have, they kind of have the ability, and the players, so to speak, to kind of flip the switch off and on. So with an experienced team, you kind of have that luxury. E quindi dice appunto, queste squadre d'esperienza che sanno vincere sono in grado di accendere l'interruttore del gioco, se possiamo chiamarlo così, da on a off nei momenti chiave della stagione, andare a vincere queste partite. Tough games, big games in those finals, you said. For sure. I think it was great basketball. I think all the teams came out to compete. I really like the style of play of Brindisi. You know, they are a fast-paced team. They get up and down, they defend, and they're fun to watch. So it was definitely an entertaining cup to watch as a viewer. Belle partite da vedere, una coppa che è stata bella da guardare da casa, soprattutto per le partite veloci, fisiche, con grande, diciamo così, anche apporto muscolare. Le partite, mi diceva anche prima, un livello dal suo punto di vista molto molto alto. Gli chiediamo invece della situazione della squadra dell'Allianz, che sta in questo momento riposando dal punto di vista del campionato, ma continuano gli allenamenti per arrivare al top della forma. What's about the practice of Allianz Trieste? We have Pistoia when we come back in the championship. Absolutely. We're taking this time to kind of rebuild and restructure the team. As you know, we've got two new additions, actually a few new additions, if you include Big Rick, that's what we call him. So we're just taking the time to kind of reestablish our foundation, what we do, and just push each other to be better and improve on the small things. Insomma, stiamo lavorando per mettere a posto la situazione con i nuovi arrivi, per, ha detto, rebuild, quindi ricostruire, diciamo così, la squadra. Questo è un episodio, vabbè, che insomma lasciamo stare, insomma è successo, ma lo lasciamo andare nell'immagine, non è stato un bel momento, lasciamolo andare, vediamo altro. Dice, stiamo lavorando sui nuovi arrivi, non solo su Ricky Hickman e su Washington, ma anche su Big Ricky, come lo chiama lui, e parliamo ovviamente di Riccardo Cervi, per portare tutti al massimo della forma. Gli chiedo cosa secondo lui è andato male in questa prima parte di stagione e su cosa bisogna concentrarsi di più. In the first part of the season, things gone bad. What we have in what kind of aspect of the game we have to focalize to grow up? I think it's just having those experiences. Early on, a lot of games we lost in the last possession, and though it's unfortunate, I think that sets us up in the future to when those situations come about again, we have the experience, we have the poise to kind of execute late game and change the outcome. So I think it's just a matter of having new experienced players kind of
being there to calm the waters and kind of let us know what to do in certain situations. Allora, abbiamo perso tante partite, come diceva giustamente Daquan Jones, nei finali, nei minuti finali, quindi dobbiamo riuscire ad adattarci, arrivare nella maniera giusta nei momenti cruciali della partita, nel quarto quarto, quando il pallone scotta, pesa di più, su questo stiamo lavorando moltissimo. C'è un giocatore però che chiaramente può fare molto la differenza, che è Rick Hickman, che è arrivato con un pedigree importante. We have a player that clearly can do, should do the difference in the curve, that is Rick Hickman. Is EuroLeague player. Mm-hmm. I know he's practiced a lot. He's doing a lot to do better when we restart. For sure, for sure. And aside from the things that he does on the court, he does a great job, especially for me. I still, compared to him, I'm a young guy still, mm-hmm. and we joke about that. But he does a good job with just being a leader, telling guys, even in game or in practice. So aside from, you know, the hard work that he does every day, you know, he's at the gym 20, 30 minutes before everyone, and, you know, he's ready to work. But I think his leadership skills are the things that don't go. Certo, lui dice è un ragazzo, un giocatore che anch'io guardo come punto di riferimento, perché è anziano, perché è uno che ha fatto veramente cose importanti nella sua carriera e con questa professionalità lo porta proprio a venire all'allenamento 20-30 minuti prima, ad andarsene 20-30 minuti dopo, perché si è reso perfettamente conto che deve rimettersi a livello dopo un periodo, diciamo così, anche di inattività. Ha giocato poco, ha avuto poche possibilità di esprimersi in questa prima parte, diciamo, di stagione, ma ha detto che mi sta veramente impressionando da questo punto di vista. Faccio ancora una buona domanda. What kind of energy? Che tipo di energia gives to the group the game with the one of Fernandez with that last shot, that clutch shot that I think gives something special to the team, not only 2 points. For sure, for sure. I think again Juan is another guy who comes in every day and works extremely hard. And I think it's a testament to his hard work, but it also is great for the team to see his hard work pay off, you know, in those situations. And it just makes the rest of the team and just makes the guys want to work harder. Ecco, un altro ragazzo che veramente ci mette veramente qualcosa in più. È chiaro che quella partita ci ha segnato dentro, ci ha dato qualcosa in più, ci ha dato volontà anche di ripartire al meglio, e Fernandez è proprio tra quei ragazzi che trascinano il gruppo. Torniamo tra un poco a parlare ancora di pallacanestro, ma volevo andare alla palla a mano per vedere anche gli highlights della partita di sabato a Chiarbo, la partita molto importante perché chiave per la salvezza. Parlare di salvezza per la pallamano triestina sembra strano, ma quest'anno bisogna insomma tenere anche un po' duro in vista, speriamo, di futuri ulteriori successi. Andiamo a vedere cosa è successo contro il Fondi in quel di Chiarbola. Una vittoria che vale più di uno scontro salvezza e rilancia la Labarda in un campionato che, pur costellato di difficoltà, offre ora la possibilità di proseguire il cammino con un pizzico di ottimismo in più. Un successo, quello con Fondi, che ha permesso ai ragazzi di Carpanese di ribaltare la differenza reti, agganciare Appiano e Gaeta a quota 10, mettendo nel mirino proprio l'avversario di giornata che viaggia ad un solo punto in più in classifica. 29-23 il risultato finale di un match pieno di tensione, in cui purtroppo va registrato il nuovo infortunio a Fidel, problema Linguine, che a metà ripresa l'ha tolto dal match. È stata una gara in versione diesel per la Labarda, che ha balbettato allo start subendone le conseguenze sino alla 0-3. Poi Popovic, Mustapic e Krovatin hanno dato la scossa a Trieste rimettendola in carreggiata. Gli ultimi due in ordine sono le vere pietre angolari della sfida. Il nuovo acquisto è una manna per qualità e continuità. Il centrale triestino invece si sta confermando sempre più titolare, capace di giocare con grande carattere nei momenti chiave, e grazie ai loro acquisti
minuti, che arriva il primo vantaggio sul 4-3 dopo 13 minuti, poi si allunga progressivamente dal 9-5 sino al 14-9 di metà frazione, un gap di 5 reti che la Labarda poi riesce sostanzialmente a gestire fino alla fine, pur toccando il più 10 sul 26-16, grazie anche al solito Modruzan, quanto mai sicuro tra i pali, e a un Di Nardo che, quando c'è da difendere, non si tira mai indietro. Ora, occhio alle Final Eight di Coppa Italia, venerdì il quarto di finale con la Ego Siena. Quanto al campionato, si riparte il 29 febbraio a Sassari. Eccola qua, la bella pacca a succedere a Marco per dargli energia. Coach, vittoria molto importante, è inutile dirlo, perché serve per la salvezza, serve per ribaltare la differenza reti, serve per riagganciare le avversarie, insomma tanta roba. Sì, serve innanzitutto per muovere la classifica, per riportarci la vittoria, che era da tanto tempo che non vincevamo. Avevamo assolutamente bisogno di vincere contro il Fondi, che è anche un'avversaria diretta. Però adesso non dobbiamo troppo pensare a sabato, dobbiamo già guardare a venerdì e poi sabato prossimo il ritorno in campionato. Ecco. Tra l'altro c'è stato un piccolo problemino per Fide, il muscolare, probabilmente non si sa esattamente la zona, quella dell'inguine. State ancora facendo, diciamo così, gli esami del caso, da quello che ho capito? Sì, domani dovrebbe fare gli esami del caso e poi vediamo. Ecco, purtroppo lui ha avuto già dei problemi all'inizio della stagione e si sta portando dietro questi piccoli problemi fisici e speriamo di recuperarlo per il campionato, per le ultime partite. Ecco. Ecco, tra l'altro hai avuto riscontri importanti però sia dal nuovo arrivo Mustapic, no, che ha fatto cose veramente, veramente importanti, tanto arrivano messaggi d'affetto per Dequan, ma non solo, insomma, però Mustapic è stato un acquisto che ti ha dato veramente, come dire, quello di cui si aveva bisogno. Sì, beh, sicuramente Mustapic mi aiuta nella fase d'attacco, sicuramente ad aprire più le difese, aiuta i ragazzi ad avere un altro sbocco per cercare buone soluzioni, però devo confessarti che il vero acquisto di gennaio è stato Marco Visentin. Certo. Perché è stato infortunato dall'inizio dell'anno, non ha mai giocato una partita in campionato, e ritrovare il capitano, il baluardo difensivo e anche comunque un buon attaccante mi ha cambiato un po' anche la squadra e ha dato fiducia anche ai compagni. Tra l'altro ora si gioca molto presto in Coppa, si gioca a Siena, che tra l'altro è la prima squadra che affronteremo, però c'è voglia di giocarsela, insomma, da quello che ho capito, no? Indipendentemente dalla situazione di campionato, eccetera, perché sappiamo che questa è una squadra che ha grandi potenzialità comunque. Ma noi siamo un po' così, siamo una squadra strana, ambigua quest'anno, perché abbiamo vinto contro la seconda in classifica, abbiamo perso di uno con i primi, abbiamo perso di uno con i terzi, anche con la Siena appunto abbiamo perso di uno in casa, ma loro hanno fatto una campagna acquisti stratosferica, quindi sulla carta dovevamo perdere di 10, però abbiamo perso solo di uno e poi andiamo a pareggiare con gli ultimi in classifica fuori casa. Una stagione un po' particolare, diciamo. Una stagione così, un po' particolare, un po' troppo condizionata da problemi esterni, diciamo. E, ovviamente siamo in fase di crescita e la Coppa Italia ci aiuterà sicuramente magari a inserire meglio Mustapic, a cercare nuove soluzioni e a consolidare il nostro gioco per questa ultima parte del campionato. Certo, certo. Poi si riparte a Sassari, no? Sì, poi andiamo a Sassari fra due sabati e poi abbiamo due scontri importanti a Chiarbola con Merano e Eppan. Bene, bene. Tanto arriva un messaggio di Dequan, you are one of the best players I ever seen in Trieste, uno dei giocatori più forti che ho mai visto in città, quindi comunque apprezzamento, no? Defense are really special in Trieste. You. Absolutely. I mean, I've played around the world, Asia included, and there I've never seen fans quite like Dresden fans. I mean, every game they come and they cheer, they support, and we feed off of that. And, you know, I love them just as much as they love me. Bene, li amo così come loro amano me, ci spingono in palazzetto in una maniera incredibile. Sono stato
a giocare in mezzo mondo, ma veramente Trieste ha un pubblico straordinario, insomma, basta vedere il palazzetto pieno. Tantissimi messaggi ovviamente anche per Sarno, protagonista in campo per la Triestina. Noi ci vediamo, l'intervista al Diablo, a Pablo Granocce in sala stampa subito dopo la vittoria, suo il terzo gol, poi ne parliamo con Vincenzo, che è uno dei suoi partner d'attacco. Ognuno deve farsi trovare pronto alla chiamata del mister, alla causa della Triestina. È normale che sarei un bugiardo a dirti che sono felice che ho fatto 6 panchine di fila e che sto giocando meno in questo periodo, ma il calcio è fatto così, ci sono dei momenti. Guido sta facendo un signor campionato, quindi c'è una sana competizione lì davanti e chi entra deve dimostrare che vuole prendersi il posto. Questo fa parte di una crescita, di un gruppo che deve spingere tutti quanti, a chi tocca giocare, a chi entra da fuori, e questo deve essere lo spirito. Non solo, penso che non solo Granocci oggi è entrato bene, e tutti gli altri sono messi a disposizione, e questa è la strada giusta, e non dobbiamo più guardarci indietro e continuare a scalare posizioni, che è quello che oggi abbiamo in comune in testa, di scalare posizioni senza guardare troppo la classifica. E questo è il quarto risultato utile consecutivo, quindi dobbiamo continuare su questa strada. I ragazzi che sono venuti a gennaio hanno alzato il livello di qualità della squadra. Penso che sia stato facile per loro inserirsi qui, perché è un gruppo fantastico, veramente un gruppo che veramente ti fa star bene. E come dicevo prima, dobbiamo continuare con questa mentalità qui. Oggi magari a un certo punto della partita siamo calati, abbiamo gestito un po' troppo il risultato, ma poi dalla panchina tutti quelli che sono entrati hanno dato un'altra spinta e siamo riusciti a chiuderla. Credo che, come dicevo prima, sia i ragazzi che sono venuti a gennaio che quelli che c'erano già, vogliamo tutti la stessa cosa. Allora, sicuramente Lodi ti dà più palleggio in mezzo al campo, più gestione della palla, ovviamente con tutta l'esperienza che ha riesce a gestire magari la palla in momenti un po' delicati della partita. Sarno ti fa giocare di più fra le linee, che era un qualcosa che ci stava mancando, magari a aprire certe difese chiuse che vengono qui con il 5-3-2, dove facciamo fatica ad aprirle, e oggi abbiamo dimostrato anche, per esempio, Tartaglia si è inserito benissimo, ha fatto anche gol, non si è sentita per fortuna la mancanza di Malomo. Insomma, Brivio sta facendo benissimo, insomma, penso che siano stati tutti acquisti che hanno alzato il livello della qualità della squadra. Allora, Vincenzo, uno dei tuoi chiaramente partner d'attacco, il Pablo Granocci, che tra l'altro è tornato al gol e si è calato anche in questo ruolo di subentrato, perché ieri gli ha regalato comunque grandi soddisfazioni. Mi ha detto mi ha colpito tanto Pablo dal primo impatto con la persona, non solo col giocatore. Sì, vabbè, Pablo come Ciccio non ha bisogno di presentazioni, però sono rimasto impressionato da quello che ci mette ogni giorno per la Triestina. A 36 anni lo vedo allenare come un ragazzino di 20, gioca, va a 3.000, non gioca, va a 3.000, poi subentra, fa gol, si procura rigore, quindi è un giocatore che ci fa la differenza in campo e nello spogliatoio. Tra l'altro, prima parlavamo di fantasia, di estro, chiaramente delle tue doti, c'è però un altro aspetto che pian pianino è stato digerito da questa Triestina, anche con i nuovi arrivi, diciamo, si è messo in pratica, no? Quello che vuole mister Gautieri, in questo in particolare nel 4-3-3, che non è immediatamente facile per tutti. Tu, diciamo, sia nel 4-3-3 che nel 4-3-1-2 hai giocato già con il mister. Ieri forse si è vista per una delle prime volte veramente una Triestina da quel punto di vista efficace sugli esterni, con quel gioco brillante, diciamo così. Sì, il mister non è facile adattarsi da subito per quello che vuole il mister. Il mister lavora tanto, come avete visto, con le catene, terzino, mezzala, esterni.
se riesci a fare quello che ti chiede lui, posso garantire che portano risultati e soprattutto ti diverti pure. Qual è stata la chiave, ricordo, il momento di svolta dal tuo punto di vista proprio di quella promozione a Lanciano con il mister Gautieri? Dove è girata dal tuo punto di vista la stagione per spiegare anche, diciamo, a livello di ammaccord a chi non ti conosce com'è stata l'esperienza con Gautieri e quella squadra quando è scoccata la scintilla che poi vi ha portato alla volata finale? Sì, erano i vecchi playoff, no? Erano in quattro squadre, mi sembra. Noi Era un eravamo una. po' più facile, se mi posso permettere, Mica, rispetto a noi. sì, mica tanto, Mica tanto, mica vabbè. tanto. Comunque, sì, i playoff sono una lotteria, come ci arrivi a livello mentale e fisico. Noi eravamo una squadra giovane, ma forte, perché. Avevamo un certo Pavoletti davanti, quindi devo dire che quell'anno lo ricordo volentieri perché a parte la promozione veramente mi sono divertito in campo. La forza che avevamo quell'anno lì era un gruppo che dava fastidio a tutti, è quello che rivedo un po' anche in questo gruppo. Guido, quanto è cambiata la Triestina andando più sul tecnico di quello che vedi in campo? Perché abbiamo visto un Gautieri arrivare, avere chiaramente difficoltà, perché non solo a livello di giocatori, ma anche a livello di adattamento rispetto a quello che voleva, ora vediamo sempre più una creatura che gli assomiglia. È cambiata tanto, indubbiamente il mercato di gennaio era proprio in questo senso qui, cioè dare a Gautieri i giocatori con le caratteristiche adatte al 4-3-3. Abbiamo visto l'apporto di Brivio, ad esempio, nella partita di ieri, in crescita già rispetto a Varzignano, una partita in cui non aveva potuto contribuire particolarmente alla fase offensiva, soprattutto nel secondo tempo. Laverone, arrivato qui ufficialmente come possibile terzino destro, abbiamo visto come può ricoprire anche altri ruoli ben più avanzati del terzino destro, può fare il terzo di centrocampo, addirittura l'ala, l'esterno d'attacco, per cui la duttilità anche da questo punto di vista di alcuni dei nuovi arrivati che si adattano perfettamente al nuovo abito della Triestina, il 4-3-3, potrà risultare molto molto utile in vista dei playoff, anche perché non dimentichiamoci, è stato un mercato funzionale proprio a una Triestina che deve porsi come mina vagante nei playoff. Adesso la giornata di ieri ci ha portato delle bellissime notizie, perché praticamente con l'eccezione del Südtirol hanno perso a sorpresa numerose squadre davanti a noi, dal Padova, la sconfitta che ha fatto parecchio rumore con la Fermana, il pareggio rocambolesco della Feralpi Salò, il Piacenza che ne ha presi tre a Carpi, per cui la Triestina certamente può recuperare posizioni, ma ha bisogno di imprevedibilità nel corso del finale di campionato e dei playoff. Laverone, Brivio, lo stesso Sarno, Lodi prima, sono giocatori sicuramente che possono dare questa imprevedibilità, ma anche sottolineo la prestazione di Tartaglia. Certo, Tartaglia è arrivato stavo come arrivando proprio lì. Vice di Signorini, che naturalmente manca per squalifica, ha fatto una bellissima partita. Io ricordo una bellissima chiusura nel corso del primo tempo, al di là del gol. Una piacevole sorpresa, secondo me, l'ex Novara. Tra l'altro lui è arrivato primi 15 minuti, 20 minuti in campo per sostituire Signorini che non aveva, diciamo, i 90 minuti nelle gambe, motivo per cui tra l'altro Sarno non è entrato tre Esatto. partite fa, giusto? Non mi ricordo Esatto. C'era stato quel momento un po' non mi ricordo d'impasse. l'avversario, non Era la partita con la Virtus Verona. con la Virtus Verona, no? Cioè stava per entrare Sarno, ma Signorini non ce la faceva, allora bisognava sostituire il difensore. Però lì Tartaglia salvò il gol dell'Avecco, Esatto, è quel come se avessi lupo lì. già segnato due gol, nel senso che uno l'ha salvato immediatamente e uno l'ha messo in porta ieri, E c'è uno questo che è incide. fondamentale anche perché la Triestina in situazioni analoghe nel girone d'andata ha perso delle partite. Abbiamo davanti il Ravenna, la prossima settimana l'andata con il Ravenna buttammo via un punto perché era una gara indirizzata sullo 0-0, sfortunata. Nel finale un retropassaggio sbagliato di Scrugli, se non erro, e un'uscita non uscita di Ofredi, era venuto fuori un pasticcio, perdemmo una Certo. partita. In questo caso già con la Vecomp dicemmo forse un segnale anche alla voce fortuna sfortuna che non prendemmo il gol. E in effetti, insomma, fa una certa impressione, no? Mago anche con gli arrivi di mercato, dire Signorini, Tartaglia, Lambrughi, Brivio, più gli altri, no? Più Formiconi, cioè. Tutti giocatori da categoria superiore, a parte Sarno che ha giocato a Catania abbastanza già, e anche Lodi era un po'
Cioè, beh, Brivio insomma ha fatto tanti anni. Noi abbiamo, sì, però se tanto da tanto, questi giocatori nuovi che sono venuti, Signorini, Brivio, dove erano? Stavano giocando, giocavano poco. Perciò si sono subito adattati al nostro gioco del mister, hanno giocato bene, qualcuno alla fine poi aveva, l'altra volta Signorini, questa volta Brivio mi pare, aveva dei problemi perché sì, giocavano poco, addirittura erano in panchina, cioè Signorini ha detto anche lui, ha cominciato a giocare, poi l'hanno messo in panchina, ha fatto quei pochi minuti, un paio di partite, Brivio fermo anche, perciò se tanto da tanto aspettiamo fra 2 o 3 settimane non avremo avversari. Quando avanza Sarno col pallone gli avversari indietreggiano, paura, dice il nostro amico via SMS. Effettivamente però Vincenzo, lo spirito di rivalsa, la voglia di giocare, di far valere le proprie qualità è molto importante come aspetto, perché si è vista anche per esempio i Signorini che ha detto non vedevo l'ora di assaggiare il campo di nuovo da titolare. Sì, sì, come ha detto il Mago, sono giocatori importanti che stavano trovando poco spazio, quindi sono quei giocatori che hanno sempre voglia di dimostrare, quindi hanno fatto la scelta più giusta, quella di venire a Trieste e di mettersi a disposizione e di dare il loro contributo. Ascolta, tu sei un super esperto per affrontare anche un altro tema, no? Perché spesso quando guardiamo accoppiamenti, possibilità di playoff, no? Magari si conoscono meno le squadre del sud, si dice c'è un calcio diverso, se si va a giocare al sud è più difficile. Tu hai notato differenze clamorose rispetto al girone sud, alle situazioni in cui eri abituato, oppure no? Perché c'è un po' questo spauracchio alle volte, no? Di quello che non si conosce in realtà, più che di magari differenze sostanziali. Diciamo che io ho vinto sia quello di C che quello di B. Quello di C è molto più duro a livello ambientale, ovunque vai è una guerra, quindi meno spazi, meno... È dura un po' per tutti, campi che non ti aiutano, quindi fai un po' fatica se sei, diciamo, che sei una squadra che vuole giocare. La differenza che trovo dal girone C al girone B è che qui forse a livello tecnico è un po' più forte, cioè è un po' più a livello tecnico. Lì a livello è più difficile quello della DC, secondo me, nelle mie caratteristiche, secondo me. Certo, ecco, ovviamente per un giocatore come te penso che giocare a Rocco sul Manto Erboso attuale è un bel andare, no? Eh sì, è tutta un'altra cosa. Valentini, per esempio. È un bel andare. Va bene, allora noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo anche con il collegamento col coach Bettini della Pallanuoto, anche da Verona, buonissimo acquisto, ieri in 10 minuti ha dimostrato di essere categoria superiore. Poi chiederemo anche a Dequan Jones degli sms che arrivavano rispetto alle sue esperienze in America passate. Tra poco. To take something like that, of course. Ok, siamo in onda di nuovo, stiamo parlando di caffè, diciamolo così come sta, stavamo parlando di caffè con Dequan Jones, poi ci torniamo perché è un purista, attenzione. Poi parleremo anche di KMB. Intanto parliamo di pallanuoto con coach Bettini della Pallanuoto Trieste. Ciao coach! Buonasera a tutti. Allora coach, non è andata, in attesa di riaverte che qui con noi in studio, purtroppo questa volta non è andata benissimo con la Lazio, 13-9 vittoria dei padroni di casa al Foro Italico. Tu hai anche detto voglio vedere, diciamo, un atteggiamento diverso della squadra che chiaramente lotta per il quinto posto in classifica. Questo è un po' l'obiettivo di questa annata, giusto coach? È tutto giusto, purtroppo a Roma è andata male, è stata una brutta partita, l'abbiamo affrontata male, dovevamo decisamente fare di più se vogliamo ambire a questo quinto posto che permette l'accesso alle coppe europee. Dobbiamo fare bene anche in trasferta, che è quello che ci sta mancando purtroppo. Certo. Su cosa lavorerete in settimana in vista delle prossime partite, anche perché insomma in realtà fin qui è stata veramente una stagione importante che vi ha portato risultati e soddisfazioni, ma naturalmente l'obiettivo nel mirino della società è quello anche di, appunto, del quinto posto, ma soprattutto per poter fare, diciamo così, un salto di qualità in quest'annata.
Sì, adesso vabbè, in settimana mercoledì giochiamo contro la Prosecco e diciamo che è una partita dal pronostico facile. Però stiamo lavorando in funzione della prossima settimana con la trasferta di Napoli contro il Posillipo che diventerà uno scontro molto molto importante. Certo. Allora diamo un po' di appuntamenti delle prossime partite anche poi per vedere la squadra in casa. Giochiamo mercoledì questo alle 8 contro la Prosecco e in casa di nuovo giocheremo mercoledì 4 gennaio alle 7.30 contro il Quinto. Bene, con la speranza naturalmente di rimpinguare lì la classifica con la Prosecco, naturalmente giochi per migliorarti, possiamo dire così? Diciamo che sarà un bellissimo allenamento. Va bene. Coach, ti ringrazio per il collegamento, ci rivediamo in studio quanto prima mentre ci godiamo i gol della tua squadra. Ciao coach! Ciao, ciao, buona serata a tutti. Ciao. Bene, dalle prossime naturalmente ritornano anche gli ospiti in studio. Allora, siccome stavo parlando di caffè con Dequan, torniamo su questo perché prima mi chiedevano curiosità, adesso ci arriviamo. Dequan, you're a coffee lover. Absolutely, yes, sì. Tra l'altro sa, you know how to order in Trieste the coffee. Breda, caffè, por favore. Or if not espresso, then capo and B. Perfetto, sei a posto, ristretto il capo and B. Tra l'altro beve caffè senza zucchero, espresso, without sugar, like the best Italian guy. That's the best, because life is bitter, so your coffee should be bitter. Ah, ok. Ecco, è un intenditore, insomma. la vita migliora se il tuo caffè è migliore. Tra l'altro Guido è anche un intenditore di caffè, quindi potrà lo che... Adoro, basta, tu mi sa che ti arriverà un pacco di caffè, così. Ho come l'impressione, tra l'altro, bisticcia con la moglie che invece è affezionata al classico beverone da Starbucks. Ti chiedevano delle tue esperienze americane invece. Some guys write about your American experience, college and everything else. I was fortunate to go to the University of Miami for 4 years. It was a lot of fun. But I think the thing that people don't really mistake or understand is the relationships that you build in college. Like my teammates from college will be brothers for forever. We're godfather to each other's kids. So I think most importantly was the foundation and the relationships. Certo, ha giocato 4 anni all'Università di Miami, è stato molto bello, ma è stato soprattutto un momento formativo della sua vita, perché il college per un europeo è meno facile da capire come esperienza, perché ti sposti in realtà da uno stato all'altro, vai anche molto lontano, i tuoi compagni di college diventano sostanzialmente parte della tua famiglia, no? E quindi si intrecciano relazioni che vanno molto al di là rispetto a quello che è un normale compagno di scuola in Europa, diventa veramente qualcosa di diverso. L'NBA è stato un sogno, rimane un sogno, the NBA was a dream, is still a dream, how it was? No, the NBA was one of the best experiences I've ever had. Just to, as a kid, you know, dream of playing in this league and playing against some of the players, it was amazing. Every day you wake up and you almost can't believe it. And sometimes you find yourself in the game playing and you're like, I'm playing against, you know, LeBron James, I'm playing against Kobe Bryant, and rest in peace to Kobe Bryant. But it was a great experience, man. I can't. 63 games with Orlando. 63, yes, that's true. Okay. Quindi dice, insomma, è stata un'esperienza straordinaria perché ti svegli la mattina, vai a giocare con LeBron o con Kobe, poi ha detto giustamente pace all'anima sua, ed è qualcosa che ti resta dentro comunque come esperienza. 63 partite con gli Orlando Magic. And then what? Why you are not staying in the NBA? What went wrong? What are the keys to stay in NBA? Because we saw some players in Europe, a lot of players in Europe that maybe more technical and that should play in NBA, but there's some choice of the teams. Absolutely. I mean, just like anything, you know, politics
Politics plays a lot into it, but also it's incredibly difficult too on teams because, as you know, every year 60 players, you know, have to make spots for 60 players. But I think it's a matter of politics and also being in the right situation. You know, sometimes you have one team and, you know, you get an opportunity and, you know, that one opportunity, one game turns into a 2-year contract. Certo, certo. Ci vuole fortuna, è una questione anche di, diciamo così, di scelte politiche societarie sul rimanere o non rimanere. Ogni anno arrivano tanti giocatori nuovi, quantomeno 16 con le scelte NBA, e quindi è una situazione in costante evoluzione in cui magari hai la fortuna di firmare un biennale con una squadra che magari ha spazio salariale piuttosto che l'opportunità di tenerli, piuttosto che non ce la fai. Tanti messaggi per Daequan Jones, torniamo però alla Triestina e per tornarci sentiamo anche Princi Valli che in panchina da mister ieri per l'assenza di Galtieri squalificato. No, Jones non è single, you are married, I'm married. And you have also one daughter. Una piccola figlia, una bambina piccola. She's six months old. 6 months, 6 mesi alla bambina, quindi mi dispiace deludere. Già fatto tutto. Via con Princi. Abbiamo messo in campo quello che abbiamo provato in settimana e soprattutto una consapevolezza di avere anche delle qualità in questa squadra, no? E quindi è andata subito bene e poi siamo stati bravi. Cioè, secondo me abbiamo gestito bene la palla, abbiamo spinto quando dovevamo spingere, abbiamo fatto girare la palla quando dovevamo farla girare e poi dopo, insomma, abbiamo visto che anche alla fine, stando là tranquilli e gestendo la palla e avendola noi, gli spazi si trovano. Insomma, penso che non ci sia niente da dire sul risultato. Sia Giorico che Paolinho sono due che fanno chilometri, nel senso, magari non si nota, ma noi che abbiamo tutti i dati, corrono, fanno chilometri. Abbiamo messo anche qualità e si è vista. Io l'ho detto già tempo addietro, ma penso tutti quanti l'abbiamo detto, che in allenamento questa squadra è sempre andata forte, ha sempre dimostrato di stare bene. C'era un problema poi la domenica. E pian pianino il mister ha lavorato molto bene sulla testa dei ragazzi e la consapevolezza di avere delle qualità sta venendo fuori. È chiaro che i risultati aiutano, però si respira un altro clima, no? Si respira una consapevolezza, l'ho detto tante volte, però è la parola giusta oggi da usare, no? Che chiaro, siamo indietro, non guardiamo tanto avanti, guardiamo alla prossima settimana, però con una testa nuova, questo sicuro. Shoot from outside. Ok, noi continuiamo a parlare mentre sentiamo il nostro Nicola Principali in panchina. Mago, anche il Princi si è preso la sua vittoria ieri sostituendo Galtieri, è uno che insomma legato a cuore d'anima. Princi, ogni volta che vai a un allenatore le prime due partite le vince. Vabbè, questa cosa gliela puoi buttare così, no? Però dai, insomma, è bravo, è fortunato, no? È fortunato anche lui. Allora andiamo a vedere la classifica con Vincenzo Sarno. Se tutto va bene arriviamo sesti o settimi e giochiamo la prima dei playoff in casa. Tocchiamo ferro intanto. Che numero viene fuori per Venezia il primo? Vediamo se ce lo dai in diretta via sms. Poi terremo anche la palla a mano ovviamente. Allora, Vicenza 58, Carpi 53, Reggiana 51, Sudtirol 48, poi Feralpi e Padova 44, Piacenza a 41, il Modena Triestina a 37 e si è un po', diciamo così, allungata la distanza con la San Benedettese e accorciata rispetto a quelle posizioni che interessano di più alla Triestina. Vincenzo, da un po' sei abituato a guardare questa classifica della C, al di là delle prime tre, cosa pensi? No, diciamo che io non sono abituato a vedere la classifica. Quello che diciamo pure dentro lo spogliatoio di adesso è l'unica cosa che non dobbiamo fare è guardare la classifica, ma guardare partita dopo partita. Quindi domenica abbiamo una partita importantissima che è quella di Ravenna,
che abbiamo visto è andata a vincere con la San Benedettese, quindi l'obiettivo nostro è di portare più punti a casa. Che tra l'altro da un certo punto di vista sono proprio queste partite, a meno che si sblocchino veramente bene come è successo in questa occasione anche col Cesena, quelle che la Triestina forse soffre di più, no? Quando diciamo l'avversario mette l'autobus davanti alla porta, poi diventa magari più difficile rispetto a una squadra più forte ma che ti lascia giocare. Ma le squadre forti sono quelle che vanno in questi campi e le vanno a vincere, è lì che fa il salto di qualità. Noi stiamo lavorando per quello e questa settimana ci metteremo sotto per, come ho detto prima, di portare più punti possibile qui a casa. Certo, questo ovviamente è l'obiettivo. Guido, invece ti chiedo più specificamente su quello che sta succedendo, perché dicevi ci sono stati però dei risultati, al di là del fatto guardare o non guardare la classifica, che sono stati molto favorevoli in questa giornata. Dal tuo punto di vista, chi cresce e chi cala tra quelle che sono le avversarie dirette? Cioè, io onestamente devo essere insomma molto chiaro, non guardo più su del terzo posto, dopo per l'amor di Dio auguriamo sempre il massimo, però guardando a quello che è realisticamente possibile. Ma ripeto, la giornata di ieri è stata estremamente favorevole, la Feralpi Salò a ritmi piuttosto incostanti ci ha abituato anche nelle stagioni precedenti, una squadra che veniva da un filotto, che ha preso però 3 gol in casa dal Gubbio e si è salvata proprio al 97esimo con un po' di fortuna. Il Padova ha fatto rumore la sconfitta, ripeto, con la Fermana. Il Padova aveva avuto un periodo di flessione, il cambio in panchina con l'arrivo di Mandorlini ha dato la scossa, ha ottenuto dei bei risultati, però cadere in casa con la Fermana è un risultato che ha subito infiammato la piazza. Il Piacenza, a parte un successo esterno, peraltro proprio a Ravenna, non sta inanellando una serie di risultati positivi, per cui in un momento in cui la Triestina appare decisamente più dinamica, io direi che possiamo certamente ambire a rosicchiare ulteriori posizioni in vista dei playoff. Si è accorciata, vedete che dal quinto posto Feralpi Padova sono 7 punti, il Modena ha perso a Rimini, squadra ultima in classifica, penultima in classifica, stanno giocando peraltro adesso Reggiana e Arzignano Chiampo. Davanti invece anche il Vicenza, un periodo di appannamento, appare invece in grande forma il Carpi, all'inizio era trascinato da Vano, adesso invece c'è Biasci che segna a ritmi veramente forsennati. Il Südtirol sta mantenendo una buona costanza, per cui anch'io vedo effettivamente una classifica fino al quinto posto ancora abbordabile per la Triestina, e sarebbe un grandissimo risultato proprio perché ti dà le 2 partite di playoff in casa, per cui apertissima per almeno 4 posizioni. Mago? Io sono più favorevole di Guido, perché cioè, facendo un conto, adesso hanno abbassato un po' tutti, a me fa paura. Penso che il Vicenza e il Carpi, ed eventualmente più la Reggiana del Carpi, siano le 3 squadre che tutto è possibile nella vita, sono irraggiungibili. Dal quarto posto in giù, io cioè, scommetterei. Tu ci credi, sì, ci credi, sì, chiaramente scommetterei. Come possibilità. Vincenzo, facciamo un passo indietro. Raccontiamo come è nato il tuo ingaggio in Triestina, perché in realtà è stato un vero e proprio blitz di Mauro Milanese, che tra l'altro ha preso il super voto in questo mercato di gennaio. Speriamo che poi si concretizzi anche sul campo. Sì, diciamo che già si sapeva qualcosina già da molto prima, poi si era un po' spenta la cosa. Si è un po' arenato, diciamo. Sì, poi è venuta fuori all'ultimo giorno. Io ormai non credevo più di muovermi. Non pensavi di andare via? Assolutamente. Poi alla fine è venuta fuori con forza, quindi... poi è stato fatto un miracolo da segretario Beppe Daniello con la società, il mio procuratore, infatti abbiamo fatto un miracolo, perché a 6 secondi dalla fine mi sembra c'è il record del calciomercato. Sì, c'è il record, quindi se sono qua un ringraziamento speciale va anche a Beppe Daniello, che ha fatto un lavoro straordinario. L'hai fatto con l'abbraccio, peraltro. Sì, parlava anche di Piazza, si parlava anche di Piazza del Catania, non di Pesori, lui. Di Piazza attaccante, ah, sì, era già Catanzaro, però lui era già Catanzaro. Si parlava anche di lui.
Bene, insomma, speriamo che dopo il record dei 6 secondi, no, Guido, magari non ci segna 6 secondi della fine della partita. Insomma, beh, cosa... sai che amo i numeri, però effettivamente quella dell'acquisto, del completamento delle carte a 6 secondi della fine del mercato è un numero a tutti gli effetti, è un'impresa bellissima, ecco, perché ci ha regalato comunque un bel giocatore. L'altro anno abbiamo preso un punto di penalizzazione. Per un fax, sì, due anni fa. Non era arrivato, cioè l'inverso proprio. Che può succedere. Tra l'altro, non abbiamo parlato, sarà un piccolo dettaglio in questa partita, no? Ma il rigore di Lodi, no, Vincenzo? Cioè, ho capito, sei sul 3-0, però andar lì e fargli il famoso cucchiaio, no? Cioè, non è da tutti, no? Vabbè, no, sei sul 3-0, no. Ma vai lì, ha fatto un cucchiaio, tra l'altro, proprio extra lusso, diciamo così. Assolutamente, non è mai facile tirare un rigore. Il rigore li sbaglia chi li calcia, no? Si dice. Io che nella mia carriera ho calciato qualche rigore, posso dire che non è assolutamente facile calciare un rigore. Poi la classe di Lodi la conosciamo tutti, quindi io, conoscendolo, l'avevo previsto in panchina. Ah, avevi capito che avrebbe tirato così? Sì, sapevo che facesse il cucchiaio. Comunque il portiere si muove sempre, se il portiere sta fermo, ma è difficilissimo. La palla la prende. No, a me ha colpito perché onestamente negli ultimi anni, no, dal dischetto rigore così, con quella sicurezza. L'ultimo di Totti ho visto io. Io parlavo prima con alcuni amici, ricordo un cucchiaio su Azione, tra virgolette, un gol di Gentile, non Gentile del Nazionale, Gentile nostro, proveniente dalla Juve, in un Triestina Catania in Serie B, ma su rigore io non ne ho a mente uno realizzato. Quello di, certo, di Totti, per me, con l'ultimo. E tra l'altro è anche una possibilità in più, no? Perché adesso poi magari sul 3-0, no, è tutto più leggero, però quando arrivi ai playoff, arrivano i momenti decisivi, avere anche più di un rigorista, perché magari uno quel giorno non se la sente di calciare, può capitare, Granocci l'altro anno, se non sbaglio, ne ha segnati 11 di fila, sì, poi ha avuto qualche difficoltà, fa la differenza. Col Pordenone, sì, Vincenzo, sì, no, perché infatti, soprattutto in partite dentro anche fuori. Anche per quello è stato bravissimo Pablo a magari farlo cacciare a Ciccio, che aveva bisogno di magari di sbloccarsi, magari se non avesse segnato Pablo lo calciava Pablo, sì. Quindi è stato bravissimo Pablo. Allora, uno sguardo anche alla classifica per la pallamano, non abbiamo la grafica, ma insomma facciamo il punto con il nostro Andrea, perché avete agganciato il Gaeta e la Piano lì dietro. Raccontaci anche un po' di come funziona per ovviamente mantenere la categoria per la lotta a salvezza e sulle avversarie dirette, perché lo stesso Fondi poi è un punto in più, no? Voi siete a 10, insieme alle altre due, il Fondi a 11. Sì, beh, dobbiamo non arrivare a penultimi. Vanno giù le ultime due e adesso gli scontri diretti ormai li abbiamo giocati tutti con quelli che abbiamo dietro, abbiamo qualche partita con Merano e Appiano, appunto, che ci stanno sopra di due posizioni, però anche noi, come diceva Vincenzo, guardiamo partita per partita, e quindi non possiamo, non voglio guardare la classifica, per fortuna noi l'hai messa. Uno, perché mi fa tristezza, fa angoscia, mi dà nervosismo e tutto, però perché sono sicuro che abbiamo buttato via un campionato. Un campionato, perché con la rosa che abbiamo adesso potevamo essere più tranquilli e divertirci, e divertendosi vengono fuori risultati importanti. E nonostante tutti i problemi abbiamo perso di poco con tutte quelle che ci stanno sopra, non siamo mai crollati con nessuno, siamo usciti sempre a testa alta, però uscire a testa alta con zero punti, preferisco uscire giocando male e vincere, ecco. Tra l'altro una battuta anche su due giocatori chiave anche dell'ultima partita, Krovatin da una parte, no? Sempre più, diciamo, capace di gestire i momenti importanti delle partite in campo, e dall'altra parte Modruž anche tra i pali vi dà sempre quel qualcosa in più. Beh, questo qua è l'effetto di appunto che ti dicevo del ritorno di Visentini in campo. Il ritorno di Visentini in campo ha permesso a Krovatin, che è un ragazzo di 17 anni che prima lo dovevo far giocare fuori ruolo, a riprendere il suo posto naturale, perché prima tappava il buco lasciato da Marco Visentin, e quindi adesso con calma sta riprendendo fiducia, sta giocando nel suo ruolo,
e mi sta dando energia soprattutto dalla panchina ed è un ragazzo importante. Diego Modrujan è una bandiera per noi, è uno dei senatori e è una sicurezza soprattutto. È quello che so, che quando c'è bisogno di uno, un leader, lui c'è, ecco. Lui diciamo risponde, sì. Risponde sempre al presente. E poi insomma questo lavoro sui giovani che va sempre avanti, no? Che ti permette, credo, anno dopo anno di inserire ragazzi nuovi nella massima serie, che non è cosa da poco. Sì, ecco nella sfortuna di quest'anno, tra vari infortuni e gente che ha lasciato, roba così, per fortuna abbiamo trovato dei giovani da inserire, da allenare con la prima squadra e da farli giocare nel campionato italiano. Purtroppo c'è un grande abisso tra prima squadra e il settore giovanile, questione di ambientamento, è uno spogliatoio che vai con persone più 20 anni, più grandi, certo, di te, certo. Ma a livello anche tecnico, soprattutto fisico, per un giovane è un impatto veramente importante. E purtroppo in questa situazione non siamo riusciti a farli tanto crescere. Gradualmente abbiamo subito buttati in campo, però anche qua si è visto subito chi che può stare e chi no. Quindi sono contento del supporto comunque dei giovani, soprattutto in allenamento, perché noi ci alleniamo comunque anche ogni giorno. Non è facile per un giovane comunque che studia, quindi ha problemi, età difficili, e così è importante che anche loro ci aiutino nell'arco della settimana e poi anche in partita. Allora, a proposito insomma, di classifiche che magari non fanno molto piacere, ma che comunque dobbiamo mostrare per fare il punto della situazione, vediamo anche il basket, vediamo la classifica della Serie A1 Dequan, che insomma, non è che ci faccia particolare piacere, ma insomma anche di questo dobbiamo parlare in vista della ripartenza di campionato. Ovviamente adesso siamo a bianco, vediamo se recuperiamo le squadre. Comunque insomma, Pistoia, Roma, Wolves are the teams that Trieste have to focus for the next part of the season. For sure. I think, you know, aside from them, I think if we look early on in the season, you know, some of the top teams, well, one in the second half of the season, we've already played the top three teams. Mm-hmm. But also, we've only lost in a small margin to, you know, some of the better teams in the league, you know, one or two possessions. So I think, you can go ahead and translate. No, sì, adesso traduco. Il senso è, abbiamo giocato in questa seconda parte del campionato già con le tre squadre più forti. Con le altre, se abbiamo perso nei possessi finali o nei minuti finali. Quindi è molto una questione, diciamo così, di dettagli anche nelle sconfitte. Ecco qua la classifica che non ci fa particolare piacere, in particolare è sbagliata. Vabbè, la mettiamo a posto, teniamo la classifica, fa niente, dai. Mancava la vittoria di Pistoia, che è 14 points, 2 points ahead, mm-hmm, from Trieste. Diciamo che poi dopo la vittoria interna, la sconfitta di Brescia chiaramente ha un po' pesato, e anche qui è arrivata proprio nei minuti finali. Il campionato tra l'altro riparte proprio con Pistoia. The championship will restart with Pistoia, that's the key game of probably. For sure. And I think you know, this break in between is great in the sense of giving us the ability to restart and, you know, just focus on the next half. Certo, proprio per questo lo stop è stato importante, per ricostruire, per rimetterci a posto e per arrivare al massimo proprio a quella partita che chiaramente sarà determinante. Chi l'ha detto che deve essere la squadra a trascinare la gente, insomma. Vabbè, qui si parla invece di stadio e di tornare a Rocco. You see the opponents, the teams, only Pistoia and Roma can are in the situation to battle with Trieste for relegation. I mean, you know, in this league, anything can happen any given night, but we go into every game with the intention of winning.
I think personally my opinion is when you focus and key on certain games or certain it's like a buildup of unnecessary pressure. So we go into every game, you know, with the expectation and with the intention to win. Non bisogna calcare la mano sulla singola partita, altrimenti ti metti una pressione eccessiva. Per questo la partita da Pistoia va affrontata anche con la giusta, diciamo così, serenità, affrontando, come si dice sempre, partita dopo partita. Questo ormai lo dicono tutti sempre, però è un po' la chiave anche per non mettersi troppa pressione addosso. In questo momento sentite un po' di pressione però della piazza di Trieste. You feel a lot some pressure of the city for this part of the season though. I think just European basketball is different, is extremely different, you know, every game, every possession. Me personally, I don't feel any type of pressure. Like I said, I focus on just doing my job and helping the team win. But I think the pressure that we are feeling is a good thing because it only forces us to work harder. Ecco, lui dice, insomma, io cerco di focalizzarmi sulle mie cose, lavorare duro, anche se in Europa l'aspetto dell'approccio al gioco è molto differente, perché c'è pressione su ogni singola partita, c'è chiaramente la regola legata alla salvezza o all'eventuale retrocessione che nelle leghe americane non esiste, dove invece, come dire, puoi sviluppare con più serenità. Per contro, tante partite magari sembrano non avere un senso, logica europea, diciamo, pensandola con la logica europea o italiana che sia. Who will win the championship in Italy? The Who will win? Basketball, yeah. Championship? Us, Trieste. we'll have a miraculous comeback, make the playoffs and win. Ottimista per natura. Dice, avremo un ritorno miracoloso e vinceremo noi. Perché mi ha chiesto, basketball, because you are thinking about soccer, you are a soccer player, soccer fan? No, ok, really. No, pensavo che mi domandavi questo. Va bene, ok. Insomma, tanto ottimismo da parte di Daquan Jones, che noi speriamo di vedere naturalmente al meglio in campo. Torniamo sul calcio, ma su un altro fronte, perché c'è stata un'altra importante novità oggi. È stato approvato il project financing per il campo del Farini. Cosa significa? La casa della Triestina, quella che da anni serve, quella che Mauro Milanese, anche grazie ai fondi sostanziosi del presidente Biasin, ha messo in campo. Il comune si è mosso, è stato approvato il progetto e il project financing. A ottobre, teoricamente, prima pietra per la nuova casa della Triestina, dove si allenerà la Triestina, le giovanili, e ci sarà anche uno spazio aggregativo, diciamo, per il rione di Ponziana. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. Una nuova casa per la Triestina, un'area della città riqualificata, uno spazio dedicato a tutto il rione, ma non solo, è un ulteriore tassello per far vedere ancora una volta che il club Rosso Labardato sta pianificando un futuro serio e professionale. Oggi in municipio erano in molti alla presentazione della rigenerazione del campo Ferrini di Ponziana, progetto che vede la Triestina capofila, seguendo lo strumento del project financing approvato oggi dalla Giunta. Il comune ora provvederà a emanare il bando per i lavori. È veramente un mattone che la Triestina ha messo dopo tanti anni, avere la possibilità di fare un proprio centro sportivo con la foresteria, avere i propri campi. Questo fa sì che anche il futuro di Trieste, i prossimi presidenti, dei prossimi dirigenti sia diverso, insomma, da quando mi allenavo a Turiaco, al villaggio del Pescatore, a Visogliano. Insomma, avere una propria struttura in più grezza, magari per la prima squadra, ci facilita sicuramente le cose, ci dà anche tanta aggregazione, tanta voglia di investire su Trieste. Ringrazio Mario per gli investimenti che sta facendo, ringrazio anche l'amministrazione comunale. Oltre 4 milioni e mezzo di euro stanziati, di cui 1,2 finanziati dalla Regione, per due fasi di progetto. La prima per la riqualificazione del perimetro esistente con campo, spogliatoi e bar tirati a nuovo. Poi la realizzazione di nuove strutture che saranno il quartier generale dell'Unione. La fase 1 inizierà a ottobre per concludersi a gennaio o febbraio del prossimo anno con la consegna del campo a 11. Per la fase 2 invece ci vorrà ancora un po' di tempo. Il progetto, come si diceva,
dicevo prima, si compone di due fasi, meramente differenziate per una questione urbanistica, perché la fase numero uno, che è la ristrutturazione del campo esistente a 11, che avrà anche una tracciatura delle righe per due campi a 7, gli spogliatoi esistenti e anche il bar esistente oggi verranno fatti in strumento diretto e immediatamente dopo l'aggiudicazione. Mentre la seconda fase, quello che oggi è il parcheggio di Piazzale delle Puglie, verrà trasformato con una variante urbanistica in un edificio polifunzionale all'interno del quale ci saranno gli spogliatoi e tutta una serie di attività legate all'attività sportiva della Triestina, un campo a 7, un campo a 11 e un parco giochi per i ragazzi. E in più verrà ristrutturato anche tutto il parcheggio oggi in parte abbandonato del palazzetto, che verrà utilizzato in parte come parcheggio di relazione del progetto Triestina e in parte come parcheggio pubblico in cambio dei parcheggi tolti a Piazzale Puglia. Allora Mago, tema importantissimo quasi quanto il calcio giocato, no? Perché la casa della Triestina serve da anni e sarebbe veramente una svolta per tutta la società. Sì, e poi ci sarà la foresteria per i ragazzi della Triestina, soprattutto per gli scapoli giovani, eccetera. Sarà la zona ristoro, un ristorante col bar, la zona diciamo di posteggio dei genitori o chi vuole, ma portare i bambini che si alleneranno là, perché si farà l'allenamento anche delle squadre giovanili e giocheranno le squadre giovanili anche la domenica e sabato. No, è un progetto bellissimo e io quello che posso dire è grazie Biasin, grazie Milanese e grazie Comune. Certo, perché insomma finalmente si parte. Guido, è un progetto tanto atteso perché c'è l'aspetto della Triestina, c'è l'aspetto del recupero di una zona iperdegradata della città che ha invece una posizione baricentrica. No? Cercavo di far spiegare anche di spiegare ad Equan come la Triestina molto spesso si è allenata a Basovizza o Piccina, con il freddo, con il gelo, no? Alle prese magari anche con problemi muscolari, perché non hai un campo in cui sei un minimo protetto in settimana. Come dire, ti puoi anche difendere da certe situazioni quando tira 120 di bore. Erano anche abituati lo scorso anno ad andare a Monfalcone. A Monfalcone, bravo. Anche l'inizio quest'anno. Dove esatto, magari ambientalmente esatto. Si sta un po' meglio, ma però ci metti tre quarti d'ora mezz'oretta. Solo per arrivare. È una data storica quella di oggi, il progetto Biasin Milanese propone alla città, regala alla città qualcosa che non si è mai visto in 100 anni di storia. Dicevi giustamente, è la riqualificazione di un'intera area da un punto di vista sociale, Ponziana, ma anche la vicina Chiarbola. Sarà un'occasione dal campo a 11, al campo a 7, al campo a 5, al bar, a tutte quelle che saranno indubbiamente le idee commerciali che potranno venire, ristorazione e quant'altro, che va a dar vita nuovamente a una zona che in questo momento era desolata. Sono altri 3 milioni e passa messi sul piatto da Biasin, oltre ai 10 che di recente abbiamo visto anche grazie alla lettura un po' così volgare dei bilanci, ma sono dati pubblici, sono più di 10 milioni già messi da Biasin, c'è poi quello che era già un investimento su Galleria d'Argesteo, insomma sono soldi che però sono un atto d'amore veramente straordinario. Io credo che in questo momento sia un miracolo quello che sta accadendo, cioè avere una persona che dalla parte opposta del mondo investe nella sua città natale così è un miracolo, e va tenuto stretto Biasin con Milanese, con una società che deve crescere sotto tanti punti di vista, ma quel progetto è la base. Certo, chiedo anche a Vincenzo, no, quanto sia importante poi per un giocatore avere le infrastrutture giuste per potersi allenare, per non essere costretto a trasferte incredibili, allenarsi al freddo, cioè penso che è tutto parte di un meccanismo vincente. Sì, diciamo che ad oggi non ci possiamo lamentare di quello che abbiamo. Però avere un centro sportivo come tipo avevamo noi a Catania sicuramente portano punti alla squadra, è una cosa positiva per il presente e per il futuro della Triestina. Ascolta, ci fai un po' un prepartita della prossima sfida rispetto a quelli che saranno i prossimi avversari, come la vedi, al di là diciamo così della concentrazione e della volontà ovviamente di fare risultato come dicevamo prima? No, noi riprenderemo mercoledì, quindi da mercoledì inizieremo a preparare la partita al meglio, però sappiamo tutti che domenica è una partita difficile, sicuramente dobbiamo affrontarla e avere l'approccio che abbiamo avuto domenica, di quello di partire forte, di cercare di sbloccare subito la partita e di portarla dalla nostra parte. Certo. Guido, che partita è tecnicamente, guardando anche quella che è stata diciamo, la gara d'andata?
Beh, io mi aspetto comunque un Ravenna ostico, come è sempre stato in queste due annate precedenti in cui l'abbiamo affrontato. Hanno qualità davanti, hanno Nocciolini, hanno Mokulu, che sono andati peraltro a bersaglio a San Benedetto del Tronto, per cui è una squadra che ha le sue insidie. Abbiamo anche il ricordo della partita buttata via dello scorso anno, il rammarico per la gara persa all'andata al 90esimo e passa, per cui la Triestina, come diceva Vincenzo, deve approcciare bene all'inizio per portarlo sui binari giusti. Il segreto per uscire con punti pesanti dal Benelli, una squadra che prevedo giocherà col 3-5-2, così da un po' dai precedenti di questa stagione. Anche perché tu, che giustamente l'hai vista in trasferta, l'ultima gara in esterna, dicevi, si è costruito lì una sorta di ripartenza da Triestina. Per l'osservatore meno attento, che magari non ha visto tutto di quella partita, guardare il risultato, no, magari gli è passato inosservato qualcosa di importante che tu prima hai sottolineato. Io ho percepito delle sfumature molto importanti in quel secondo tempo di Arzignano. Bisognava, tra virgolette, punzecchiare forte la Triestina, ma lì è scattato qualcosa. Chiama l'orgoglio per una direzione arbitrale sicuramente contestata, chiamalo come vuoi, ma lì per me è scattato qualcosa. Allora, siamo in conclusione. Mago, sai che gli amici da casa, soprattutto i bambini, aspettano la tua barzelletta finale. Ce n'ho una che devo contare, perché i bambini... Devi raccontarla, sì, vabbè. Perché l'ho già raccontata anni fa. Sì. C'è un ring, un incontro di boxe in America. Sì. E a dato momento uno prende un pugno, cade per terra, l'arbitro va là, comincia a contare. Uno, allora il coach si avvicina e fa: ascolta, non alzarti prima delle 8. Ok, coach, che ora sei? It's a joke. Mi sa che l'ha capita anche Daquan Johnson. Noi comunque ci rivediamo la settimana prossima, sempre qui al Caffè dello Sport. Ciao! Bella.